Dove Manu? Rientro tutti, ci sta cosa già. Ah, benissimo. Ebbene, siamo di nuovo al Web TV della Festa di Scienza e Filosofia, Virtù e Conoscenza di Foligno. E allora, a proposito di Dante, dobbiamo ricordare che un altro degli appuntamenti di questa Festa di Scienza e Filosofia è proprio che è inserita nel progetto condiviso. Meglio. Ok, 3, 2. Bentornati alla Web TV della Festa di Scienza e Filosofia. A proposito di Dante, Manuela, noi dobbiamo ricordare un altro degli eventi di questa decima edizione. Quindi Piazza Dante Festival in Rete è un progetto condiviso che unisce 42 festival di approfondimento culturale che si svolgono in Italia ed è sostenuto dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni Dantesche istituito dal MIBACT. Piazza Dante Festival in Rete è una delle più importanti iniziative di questo 2021 che renderanno omaggio appunto a Dante Alighieri. Sarà da nord a sud un viaggio geografico e culturale che attraverserà tutte le regioni italiane toccando le grandi città e i piccoli centri. È un progetto che testimonia l'amore del nostro paese, ovviamente, per la straordinaria opera di Dante Alighieri. E sarà proprio un racconto tutto italiano che animerà le piazze, sia fisiche che virtuali, quindi www.piazzadante.org, sia sulla pagina Facebook, facebook.com/piazzadante2021. Ogni festival proporrà all'interno della propria programmazione di quest'anno uno o più eventi dedicati a Dante, ideati e modulati secondo la propria vocazione, generando un programma variegato e differenziato ma condiviso. Il risultato è la creazione ovviamente di una sinergia di proposte che permette di unire le esperienze dei tanti festival sparsi sulla penisola e di creare un perfetto modello di condivisione e di rete. Ma so che tu vuoi parlarci di una cosa molto molto importante di oggi. 22 aprile, Mauro, oggi è la giornata mondiale della Terra e si celebra in tutto il mondo, è senza dubbio l'evento green più famoso e più partecipato. Qualche curiosità, forse non lo sappiamo, che è stata istituita nel 1970 in America e precisamente è venuto in mente questa idea al senatore democratico del Wisconsin, Galliard Nelson. Nel 1969 era successo un fatto di cronaca, un disastro ambientale con della fuoriuscita di greggio che aveva ucciso migliaia di uccelli, ma anche delfini, leoni marini, e si comincia a prendere coscienza dell'ambiente. Anche l'opinione pubblica inizia a domandarsi quali sono gli effetti dei pesticidi, quali sono le malattie causate dall'inquinamento. E allora parte 1970 a San Francisco la prima giornata della Terra. Gli anni 80 poi danno la possibilità a tutti di mettersi ancora più in contatto e questa giornata diventa una giornata mondiale. Però, come sempre, il web che fa la differenza nel unire idee e popoli diversi, e proprio dal 2000 in poi diventa una giornata internazionale. Ad oggi sono 183 i paesi che celebrano la Terra. Sicuramente testimonia d'eccezione Leonardo DiCaprio, che ha sempre nei suoi discorsi, anche quando ha ricevuto l'Oscar, ha voluto sottolineare l'importanza dell'ambiente, quindi ha lottato anche con la sua personalità e chiaramente con lo spessore e il fatto che arrivi chiaramente un po' a tutti, ma non solo, perché anche noi in Italia abbiamo fatto del nostro. Nel 2015 l'organizzazione italiana è stata promossa come sede europea del network internazionale, quindi anche dalla nostra parte abbiamo avuto una buona attività e quest'anno diciamo che la manifestazione viene richiamata Restore Our Earth, che detta proprio come traduzione letteraria vuol dire ripristiniamo la terra, liberamente interpretata con l'idea che rimediamo in fretta a tutto quello che abbiamo fatto di sbagliato finora.
quello che noi pensavamo il coronavirus come fosse un evento disastroso per tante cose, ma che invece avesse dato una mano all'ambiente, è stato solo un momento, perché poi l'inquinamento è continuato come prima, se non peggio, quindi il respiro di sollievo che abbiamo dato alla Terra è stato davvero momentaneo, e quindi questo punto dobbiamo metterlo. Bene, hai parlato di giornata della Terra, penso alle mobilitazioni dei giovani, più giovani che vogliono aiutarci sicuramente e ci impongono di salvare il mondo, e penso agli studenti, a cui è dedicata poi la Festa di Scienza e Filosofia di Foligno. Questa decima edizione ha già preso il via, per esempio lunedì 19 aprile scorso, con incontri ad hoc che si terranno poi tutte le mattine fino a quella di sabato. Bene, e allora abbiamo tra poco due grandi notizie, Emanuela, una grandissima. Allora, tra poco arriverà il professor Mingarelli, il deus ex machina di questa festa, lui l'ha ideata, l'ha inventata e ci spende e dedica tanto tempo alla sua realizzazione. E poi l'altra grande notizia che abbiamo, una grande sorpresa: già nel 2016 era successo che di sorpresa Papa Francesco ha preso parte agli eventi della giornata mondiale della Terra e potrebbe arrivare anche da noi. Addirittura, non scopriamo tutte le carte immediatamente, ma abbiamo qualche sorpresa per voi. Tra l'altro, poi noi seguiremo anche col ministro Giovannini un altro convegno sempre dedicato a questo tema, e vogliamo ricordare anche che su tutte le emittenti, anche italiane, in qualche modo è stata ricordata questa giornata, e addirittura su Replay una maratona dal titolo One People, One Planet, in cui si parla per 13 ore consecutive di questo tema con grandi personaggi. Allora, la nostra festa, quindi, al centro di queste importanti iniziative a livello internazionale, quindi questo d'altronde ci inorgoglisce, no? per i risultati raggiunti. Se pensiamo che la Festa di Scienza e Filosofia è nata da un'associazione di volontariato e che poi è diventata un momento davvero straordinario, importante, di grandi presenze del mondo della cultura e della scienza, possiamo davvero essere soddisfatti. Allora aspettiamo noi professor Pierluigi Mingarelli. Sottolineiamo anche il fatto che la scienza, la filosofia, che potrebbero essere delle materie di nicchia, invece con questa festa si sono aperte, interessano molto, si sono aperte sì. Alla popolazione, tanto che quest'anno c'è stata un'esigenza di essere presenti anche online, seppur le limitazioni della pandemia non ci hanno potuto dare l'opportunità appunto di creare l'evento a cui siamo spesso abituati. Bene, allora cominciamo col primo ospite, eccolo qua, il professor Mingarelli. Eccoci qua, allora aspettiamo un attimo, eccoci qua, aspettiamo un attimo, professore, che la microfono, un secondo solo, eccoci qua. Ma lo facciamo entrare qui, no? Sì. Allora cedo io il posto al professor Mingarelli. Allora, solo qualche secondo ancora per mettere la parte tecnica nelle condizioni di poter andare avanti, e tra poco appunto ci sarà il professor Mingarelli, e con lui parleremo delle novità che ci aspetta, ma anche di questo festival che è arrivato alla sua decima edizione e che quest'anno in questa modalità online ha dato l'opportunità alle persone che da sempre seguono la festa di essere coinvolti anche se da lontano, anche se distanti, comunque riusciamo ad essere uniti. È una prova in più dell'utilizzo della tecnologia, anche quella della web TV che vi stiamo presentando. Eccolo qua. Buonasera. Eccoci qua, ci siamo, professor Mingarelli. Grazie di essere con noi. Allora ci siamo, abbiamo dato lo start a questa web TV, un progetto assolutamente innovativo, ma che ha messo insieme quella che è l'innovazione che il Festival e la Festa di Scienza e Filosofia ha sempre portato avanti. L'abbiamo, in questo caso, abbiamo fatto di necessità a virtù. Grazie a voi, grazie di questa bella idea che ci mette in condizione di poter parlare con tantissime delle persone
che seguono per amore conferenze a tema scientifico in tutte le situazioni. Io mi permetta di dare una notizia che mi ha lasciato un po' quasi perplesso, tanto essa è grande. Come sapete, oggi è la giornata della Terra e con l'associazione Earth Day che organizza questa giornata della Terra per l'Italia, abbiamo realizzato una collaborazione di cui la conferenza che inizierà alle 18 con il ministro Giovannini è un po' il punto di alta. Ci hanno detto che sta arrivando un messaggio del Papa. Io lo dico così, però sono rimasto quasi interdetto, che è una piccola organizzazione, è ovvio, perché sta a contatto con una grande organizzazione, possa ricevere insieme all'organizzazione grande di cui parlavo il messaggio di Papa Francesco. Adesso lo aspettiamo e non appena arriverà questo messaggio vocale, messaggio scritto che sarà letto da Luigi Sassi, che sarà colui che coordina la tavola rotonda e vedremo che cosa ci dice Papa Francesco. A proposito di questa giornata, che raccontavamo prima un po' la storia di quando è nata, di cosa è successo, ricordando la Terra, perché ricordare la Terra e anche la festa di scienza e filosofia, oggi cade la celebrazione della Terra e anche l'inizio di questa TV, noi ripensiamo il futuro e quindi certo. È chiaro che la sostenibilità ambientale sarà uno dei temi sviluppati e su cui si punta anche in questa edizione, doveva essere il 2020, no? Esatto. Al momento solo rimandato di un anno. Sì, è proprio come dice lei. E questo anno è servito anche per rendere più chiara la necessità della transizione verso quello che si chiama il green, oppure l'economia e le attività sostenibili. E la pandemia ha mostrato un'ulteriore debolezza della Terra nel suo generale. Quindi lo sforzo deve essere ancora più forte, più grande. E tutti dobbiamo comprendere che in questo sforzo, accanto al lavoro dei singoli, delle istituzioni, degli stati, di tutto il mondo, dobbiamo sempre più tenere vicino a noi come strumento fondamentale e necessario la scienza. Questo credo sia il messaggio che ci ha dato questa pandemia, una scienza che non solo aiuta le decisioni razionali, democratiche delle istituzioni, ma che fa crescere anche la capacità di un ragionamento razionale, di un senso critico fra i singoli. Cioè, ad esempio, che riesca a dimostrare anche a tutti coloro che sono perplessi la necessità dei vaccini. Non dobbiamo prenderla con chi è contrario al vaccino come fosse un essere abominevole. E probabilmente c'è necessità di più conoscenza scientifica, di più convinzione. Molta gente ha chiesto di più in questo periodo alla scienza. Certo, ed è giusto chiedere di più. È giusto che alla scienza si dia di più, è giusto che alla scienza si dia di più, perché in molti paesi del mondo e purtroppo anche in Italia la ricerca scientifica non ha una sufficiente e adeguato adeguato sostegno e risorse. Mi dicono, abbiamo visto nelle criticità l'importanza di avere una ricerca che sia sostenuta non solo alla necessità immediata ma a lungo termine, perché poi probabilmente possono anche prevedere delle cose. Mi dicono che fra 4 minuti arriverà il filmato, il messaggio del Papa. E ricollegandomi al ragionamento che faceva pochissimi istanti fa lei, credo che accanto alla scienza ce ne sia necessità anche di una intensa, diffusa, strutturata azione di diffusione della cultura scientifica, una sorta di educazione scientifica che diventa un servizio di base per i cittadini, perché oggi non si può non avere conoscenze scientifiche in molti campi, soprattutto in quello che riguarda la nostra vita,
quindi il nostro modo di alimentarci, il nostro modo di rispondere alle sollecitazioni di un microorganismo che ha messo in ginocchio quasi 7 miliardi e mezzo di persone. Ecco, quindi credo che c'è un compito arduo, e non è un caso che dal momento che noi pensiamo che devono essere tutte le culture a spingersi, a mettersi a servizio di questa idea, non è un caso che la conferenza di apertura della Festa di Scienze e di Filosofia sia tenuta da un Ministro della Repubblica e da un prelato che è il Vice Commissario della Commissione Culturale del Vaticano. Perché al di là di steccati che sono stati, che esistevano, oggi mi pare che c'è una convergenza, almeno sul piano culturale, che deve diventare una convergenza operativa, perché è tempo di mettere fine a quella che qualcuno chiama questa era antropocene, ma poi sotto ci mette un periodo di grande cecità. Questa contrapposizione che abbiamo visto non serve a nulla, soprattutto in questo momento. Non serve a nulla. Il presidente degli Stati Uniti in questi giorni sta lanciando una proposta di un incontro a cui ha aderito, mi sembra, anche il presidente della Repubblica Cinese, e quindi si può pensare, anzi si deve pensare e sperare che che gli Stati Uniti da un lato, la Cina, l'Europa si alleino per rinnovare lo sviluppo alla fine, perché esso sia sempre più a misura d'uomo, dove sicuramente ci dovrà essere il profitto, ma ci dovrà essere anche una maggiore uguaglianza sociale, un maggior rispetto delle risorse della terra. Siamo? Ecco, sta arrivando il video. Sta arrivando il video con il messaggio di Papa Francesco alla Giornata della Terra, a cui il laboratorio e Festa di Scienza e di Filosofia sono collegati per quel rapporto che le dicevo poco fa. Aspettiamo, ascoltiamo il messaggio di Santità. Questa è una bella. È una cosa eccezionale. Adesso lo vediamo noi? Lo vediamo qui? Sì. Introdurrà questo messaggio Pierluigi Sassi, che è il presidente dell'associazione Earth Day, e che sarà colui che condurrà la conferenza fra il ministro e Monsignor Carlo Maria Polvani. Paolo. Allora, dovrebbe partire tra pochi secondi, noi siamo in diretta e questa è stata una sorpresa, quindi chiaramente anche dalla regia stanno lavorando, esatto, siamo stati spazzati dalla notizia, quindi anche dalla regia stanno lavorando perché vada bene, adesso vediamo se dobbiamo riusciamo a lanciare. Dobbiamo dire che in 20 minuti da quando ci è arrivata la notizia si sono quasi preparati. Quindi questo è quello che noi chiamiamo il bello della diretta. Che voi giornalisti chiamate il bello della diretta. Però è chiaro, ecco, che a livello tecnico, vista l'importanza della situazione, ci siamo dovuti un attimo anche noi equiparare. Ci siamo? Aspettiamo ancora. Si stanno collegando, ok, si stanno collegando le autorità, ok, quindi allora abbiamo ancora qualche minuto. Dateci dalla regia tutte le informazioni di quando comunque ci sarà il lancio, così almeno noi lasciamo lo spazio necessario. Ci siamo, lo possiamo vedere. Hanno fatto un countdown, ma che forse non è quello che ci aspettavamo che preannunciasse. Ancora 2 minuti, benissimo. No? Io, professor Mingarelli, adesso facciamo una bella chiacchierata e continuerà. Benissimo,
Allora, contatto con la RAI, ok, benissimo. Scusate, spettatori che ci state seguendo in questa nostra maratona televisiva web, ma chiaramente la situazione ci permette di essere, ecco, meno precisi di quello che noi siamo nella scaletta che eravamo preparati, perché è stata completamente stravolta, come succede in questi casi. Professor Mingarelli, dicevamo di mettere insieme varie situazioni, gli stati, comunque le culture più importanti, le culture. La festa di scienza e filosofia lo ha fatto anche nelle varie declinazioni scientifiche, mettendo insieme nelle tavole rotonde, nelle varie conferenze, anche degli scienziati che nella loro attività magari divergevano anche nelle varie materie, ma hanno trovato un punto in comune, a volte sempre dal punto di vista scientifico, a volte anche divertendosi e mettendosi anche in gioco in varie situazioni. Beh, questa sera alle 21 avremo il primo esempio di ciò che lei dice, fra un grande matematico di carattere estemporaneo, creativo, e un grande neuro che è il professor Pier Giorgio Di Freddi, che tutti conoscono, e un altro grande scienziato, forse meno noto, ma altrettanto conosciuto, ha un suo pubblico di amatori, di estimatori, che si chiama appunto Giorgio Vallortigara, che dialogano su un tema che appunto verte sulla affinità e sulla differenza fra il cervello degli uomini e il cervello degli animali, e lo fanno con uno su molte cose non sono d'accordo, e lo fanno con uno stile molto diciamo accattivante, non dico uno scherzo perché parlano di cose serie, ma con una disponibilità a rendere leggero questo argomento, che eppure è molto importante sotto molteplici punti di vista. Adesso, se uno vuol risalire, si possono introdurre riflessioni che arrivano a Darwin e ad altro che riguardano la creazione, ma vedremo da questi due buontemponi scienziati di grande fama, chiamiamoli così, e che cosa uscirà fuori. Il titolo è De Mente, che è scritto separato, ma unendolo sappiamo che cosa significa. Un altro grande pregio della festa di scienza e filosofia, l'abbiamo un po' analizzati prima con Mauro Silvestri, è stato proprio quello di aprire anche a non addetti ai lavori questi temi che magari spesso e volentieri rimangono chiusi a conferenze dedicate, non sono prettamente popolari, e invece la festa di scienza e filosofia ha fatto un po' entrare, no, anche subito dalle prime edizioni tantissimo pubblico, prenotazioni per poter assistere alle conferenze, che non era uno spettacolo, no, più popolare, che invece può coinvolgere anche persone che non sono prettamente interessate, però ha parlato alla gente. È vero, lei ha colto nel segno. Devo confessarle a questo proposito che quando abbiamo ideato la prima edizione l'abbiamo fatto con qualche paura, con qualche timore che la cosa non riuscisse, e invece c'è stata la risposta del pubblico che ha detto lei, con le caratteristiche che lei ha messo in evidenza. Questo significa non che noi siamo bravi, noi siamo un'associazione di volontari che produce il proprio sforzo, ma questo dimostra che invece c'è un grande bisogno fra la gente di conoscere queste cose. Quindi lei ha volto nel segno dicendo che ha visto tante persone, si sono avvicinate tante persone alla festa, ma per conoscere ciò che veniva proposto, detto, suggerito loro dagli scienziati. Quindi mi pare che lei abbia colto molto bene. Anche scelti gli scienziati, a parte la loro fama nel settore di competenza, ma anche bravissimi oratori, perché poi tenere pubblico, conferenze che duravano circa 2 ore, qualcuno anche di più, tenere il pubblico di una sala, appunto, attento. Non tecnici, attento, risultava difficile, quindi avete scelto anche dei bravi oratori che potessero coinvolgere. Sì, questa è la scelta, l'abbiamo fatta insieme al comitato dei referenti che ho ascoltato prima, avete nominato, compreso il compianto professor Giulio Giorello, quindi sono personaggi di primo piano nell'ambito della scienza, della filosofia, della linguistica addirittura, e quindi il suggerimento
soprattutto nelle prime edizioni veniva da loro. Ma c'è un po' la caratteristica, ovviamente non al 100%, che le persone che sanno e che non hanno quella che noi chiamiamo la prosopopea, riescono a dire con parole semplici, a esprimere con parole semplici concetti molto difficili. E questo è il segno del sapere, dal mio punto di vista. Rendere facili le cose difficili, penso che l'arte, esatto, più grande un po' dappertutto. Anche il nome della festa, no? È una festa in realtà, no? Quindi è vero. Lei è abilissima nel cogliere i significati recondi. Lo immaginiamo, perché ipotizziamo, però certo anche il termine festa fu una discussione tra me e il professor Boncinelli. Perché nessuno di noi amava il termine festival, ma non perché avesse qualche caratteristica inaccettabile, ma che di festival ce ne sono tanti in giro. Certo. Anche il nostro, se volete, è un festival. Certo, nell'accezione del termine è comunque un festival. Però volevamo esaltare, mettere in evidenza il modo come lo scienziato, il filosofo dovesse e potesse approcciarsi con il pubblico, soprattutto con i giovani. Cioè, come parlare di una cosa normale, appunto una festa. Spesso lo scienziato è visto come un uomo un po' arcigno, distaccato, invece non esiste questa figura, anzi esistono figure al contrario di questo. Io prendo sempre ad esempio il professor Boncinelli, che è un uomo che unisce al sapere tanta capacità di esprimersi con facezie e battute di grande qualità, di grande gusto, e così tanti altri. Quindi lei ha colto nel segno anche la scelta del nome festa, la scelta del nome festa è significativo. Ora ci dicono che il bello della diretta, come lei ha detto, si sta concretizzando in un fatto concreto. Ci fanno attendere, sì, però sappiamo che sappiamo, la RAI è pronta. È pronta, e quindi fra poco ascolteremo questo messaggio di Sua Santità Francesca. Un'altra parte che secondo me è importante, parliamo di futuro, quindi non possiamo precludere dai giovani che lo sono, non solo i giovani che poi lo costruiranno questo futuro, ma anche come le altre generazioni lo lasceranno questo futuro. E già dalla prima edizione della Festa di Scienza e Filosofia la scuola è stata però protagonista a 160 gradi, non solo da spettatore, quindi comunque gli studenti hanno avuto l'opportunità di essere presenti, ma sono state anche parte attiva, e credo che questo sia molto importante, cioè non sono stati solo passivi, ma sono stati protagonisti, e probabilmente questo ha creato nel loro lavoro anche la volontà di essere un pochino più partecipi e anche interessati, no? Quando si coinvolge qualcuno si dà la possibilità anche di quantomeno di non guardare e basta, magari anche senza ascoltare, perché spesso e volentieri a scuola, me ne ricordo, i convegni di una volta ci si andava perché si doveva, ecco, però era un come flusso, dice lei, che andava solo da una parte. Come dice lei, perché oltre che partecipare alle conferenze riservate alle scuole in genere al mattino dei 4 giorni di svolgimento della festa, dalla seconda o terza seconda edizione è iniziata una attività di coinvolgimento che ha portato molti ragazzi a essere ambasciatori in primo luogo di festa, attraverso loro lettere a scienziati, addirittura creazione di filmati per porre i loro dubbi, i loro problemi agli scienziati. In questa tradizione, questa consuetudine è andata avanti anche fino a questo anno, e i ragazzi che si riferiscono a Festa di Scienza e Filosofia hanno scritto quasi 50 lettere a personaggi mondiali, come appunto il Papa, come addirittura il presidente del Brasile Bolsonaro, che l'organizzazione che è presieduta da Pierluigi Sassi, io lo chiamo P,
Pierluigi Maior, perché lui è un regista, io un pensionato dell'Umbria, sono Pierluigi Mino nei nostri colloqui, e l'organizzazione Art Day ha scelto proprio il lavoro di questi ragazzi, li ha trasformati in filmato che sta andando in onda nell'ambito di Art Day stesso. Quindi c'è stato questo coinvolgimento, i ragazzi hanno addirittura fatto le statistiche relative alla festa, e cioè chi ha partecipato, da quale provenienza, l'età, il titolo di studio. Poi quando è stato istituito l'obbligo della cosiddetta alternanza scuola-lavoro, molti di loro sono stati utilizzati, hanno scelto di essere utilizzati come costruttori della festa. Noi abbiamo ad esempio oramai circa 800 conferenze scientifiche, diciamo patrimonio di questi 9 anni, che costituiscono già un grande valore. Ebbene, molta parte di queste sono state registrate, sono state memorizzate nel nostro sito, e anno per anno si trovano queste conferenze. Questo l'hanno fatto i ragazzi. Quindi sono uno straordinario archivio che ha visto protagonisti i ragazzi nel fare, nello studiare facendo, oppure facendo e studiando, e questo credo sia un bel risultato. Ricordo, credo sia stata la festa del 2017, addirittura collaborarono con noi circa 600 ragazzi, e quando la sera li facemmo venire alla serata di chiusura, e erano una fiumana, ne saranno stati presenti forse tra i 250 e 300, non finivano mai di venire verso il tavolo, ma a noi hanno dato un grande entusiasmo per vedere questi giovani, che poi sono loro il futuro, per loro dobbiamo lavorare, così essere così consapevoli. Alcuni hanno addirittura presentato degli scienziati, è la prima volta che parlavano in pubblico. Io ho parlato per molti anni in pubblico, ho seguito a parlare in pubblico, e ricordo ciò che mi accadeva le prime volte, con le mani totalmente sudate, un'ansia. Quell'emozione che con gli anni non passa, comunque, perché è insita nell'azione. Ragazzi, addirittura uno ci aiutò a presentare Massimo Cacciari, che è un uomo amabilissimo, ma a primo impatto sembra una figura autorevole, no? E questo ragazzo, non dico che fu alla pari, ma si mise in posizione, diciamo, di discussione, di interlocuzione, di confronto con Massimo Cacciari. Quindi credo che a questi ragazzi sia rimasto un ricordo abbastanza significativo di questa esperienza. Importante. Bene, tra poco ci sarà anche alle 18 quello che di cui parlavamo prima, questa conferenza Conversione, Transizione, Prospettiva, Confronto, appunto, per il superamento della crisi ecologica. Quindi si parlerà della terra, e mi parlava appunto di Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italy e di Management Innovation, e questa collaborazione che non è mai finita. Il web è stato utilizzato moltissimo da Festa Scienza e Filosofia, non solo, ecco, per questo momento che passeremo insieme da qui fino a domenica, ma anche perché è stato proprio il modo per poter essere a contatto e rimanere a contatto con il pubblico della festa. In qualche modo la pandemia vi ha costretto a accelerare quello che è il processo, diciamo, virtuale e tecnologico, per poter in qualche modo non perdersi, nonostante chiaramente parliamo di aprile del 2020, l'edizione era stata momentaneamente sospesa. È vero, noi avevamo il problema più che problema, una sorta di dovere morale di continuare a colloquiare con le persone che ci hanno seguito. Mi dicono che è imminentissimo, ma non si può dire, ma lo dico, il collegamento, per cui tacciamo. Abbiamo un countdown e lasciamo la linea regia. Eccoci. Pierluigi Sassi. Allora, intanto buona festa della scienza e della filosofia a tutti. Ci sentite? Ora sì. Ora sì. Benissimo. Allora,
Earth Day Italia, come sapete, sta celebrando qui su Rai Play, ma in generale su tutta la piattaforma Rai, la giornata mondiale della Terra, la 51esima. Siamo partner della festa della scienza e della filosofia, anche grazie al robusto aiuto di Management Innovation abbiamo potuto organizzare questo meraviglioso faccia a faccia su un tema davvero suggestivo per la scienza e per la filosofia, insieme al Monsignor Polvani, che è il sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura, e con il ministro Giovannini, che è ministro dei trasporti e della mobilità sostenibili. Sono tutte in linea, immagino, ormai, no? Vedo. Mi sentite? La sentiamo un pochino male, vediamo di... Non sentite bene? Ora sì. Ecco, ma dicevo, siamo collegati con Monsignor Polvani e con il ministro Giovannini? Allora, abbiamo il collegamento? Sentiamo dalla regia se c'è il collegamento, ci siamo? Non vedo né il Monsignor Polvani. Ecco Monsignor Polvani, come sta? Un piacere vederla. La sento anche? Mi può levare il microfono? Liberare il microfono? Ci sente? Oh, sto togliendo il muto. Eccoci. Mi sente? Eccoci qua. Luigi. Con Monsignor Polvani ormai siamo già a qualche avventura messa a segno sui temi della sostenibilità e della Laudato Si, quindi insomma siamo affiatatissimi. Il ministro invece c'è, è presente? Posso vederlo? Così partiamo? Eccoci, ecco il ministro Giovannini, Enrico Giovannini. Ministro dei Trasporti e delle Mobilità Sostenibili, già insomma uno dei più autorevoli testimoni nel nostro paese dei 17 obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Allora, io ho il privilegio di lanciare un video che è appena uscito dall'embargo, quindi in questo momento, un video che il Papa ha voluto dare al mondo per la celebrazione della 51esima giornata mondiale della Terra. Con fatica, in pochissimi minuti siamo riusciti, e per questo il nostro piccolo ritardo, ma insomma ci farà sicuramente da apripista per un ragionamento come questo, perché credo, insomma, ancora qualche secondo che tecnicamente si risolve, credo che il tema della scienza e della filosofia siano ideali per affrontare il confronto, insomma, due prospettive a confronto, quella della transizione ecologica da una parte, quella della conversione ecologica dall'altra, che solo insieme probabilmente ci possono permettere questo grande cambiamento sempre più urgente di cui abbiamo bisogno. Io ricordo, e poi spero di arrivare al dunque, io ricordo che al G7 di Bologna, G7 Ambiente di Bologna, insieme al Monsignor Zuppi, insieme al Cardinale Zuppi, siamo riusciti a fare un bellissimo tavolo delle religioni, dove tutte le religioni erano presenti per parlare di come la Laudato Si abbia spronato anche un dialogo fra religioni e governi, e quindi anche per riuscire non solo a fornire attraverso i governi quelle infrastrutture tecnologiche, quelle infrastrutture tecniche, quelle infrastrutture giuridiche, perché si possa arrivare ad una sostenibilità, ma anche delle religioni che possano invece toccare i cuori delle persone, andare a fondo nelle comunità per quella conversione ecologica senza la quale non c'è legge, non c'è tecnica che possa portarci allo sviluppo sostenibile, alla sostenibilità in senso stretto. Siamo in diretta sull'ANSA, siamo in diretta sulla RAI, e prego la regia quindi della festa di lanciare il video di Papa Francesco. Grazie. En esta conmemoración del Día de la Tierra
siempre es bueno recordar cosas que nos decimos mutuamente para que no caigan en el olvido. Desde hace tiempo estamos tomando más conciencia de que la naturaleza merece ser protegida. Aunque sea por el hecho de que las interacciones humanas con la biodiversidad de Dios deben hacerse con el máximo cuidado y con respeto. Cuidar la biodiversidad, cuidar la naturaleza. Y esto, en esta pandemia, lo hemos aprendido mucho más. También esta pandemia nos ha demostrado qué ocurre cuando el mundo se para, hace una pausa, aunque sea de unos pocos meses. Y el impacto que esto tiene en la naturaleza y el cambio climático de una manera tristemente positiva, ¿no? Es decir, hace daño. Y esto nos demuestra que la naturaleza global necesita de nuestras vidas en este planeta. A todos nos afecta, aunque de múltiples formas diversas e inequívocas. Y es así que también nos enseña más sobre lo que necesitamos hacer para crear un planeta justo, equitativo, ambientalmente seguro. En resumen, la pandemia del COVID nos ha enseñado esta interdependencia, este compartir el planeta. Y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar. El tiempo nos apremia. Y que, como lo ha demostrado la COVID-19, sí tenemos los medios para enfrentar el desafío. Tenemos los medios. Es el momento de actuar. Estamos en el límite. Quisiera repetir un dicho viejo español: Dios perdona siempre, los hombres perdonamos de vez en cuando, la naturaleza no perdona más. Y cuando se gatilla esta destrucción de la naturaleza, es muy difícil frenarla, pero todavía estamos a tiempo. Y vamos a ser más resilientes cuando trabajemos juntos en lugar de hacerlo solo. La adversidad que estamos viviendo con la pandemia y que ya en el cambio climático la sentimos, nos va a impulsar, nos tiene que impulsar a la innovación, a la invención, a buscar caminos nuevos. De una crisis no se sale igual. Salimos mejores o peores. Este es el desafío. Y si no salimos mejores, vamos por un camino de autodestrucción. Que todos ustedes, y yo también me uno a ustedes, a un llamado a todos los líderes del mundo, para que actúen con valentía, que actúen con justicia y que siempre digan la verdad a la gente, para que la gente sepa cómo protegerse de la destrucción del planeta, cómo proteger al planeta de la destrucción que muchas veces nosotros gatillamos. Gracias por lo que hacen, gracias por la buena intención, gracias por reunirse todos, y prosperidad para todos.
Allora, il Papa ha lanciato questo messaggio per l'Earth Day in tutto il mondo, quindi giustamente l'ha fatto nella sua lingua madre, che è la più diffusa, lo ha fatto in collaborazione con l'Earth Day Network di Washington, di cui noi siamo partner italiani. Allora, Monsignor Polvani, la vita sulla Terra, questa Terra ha bisogno della nostra vita umana, la nostra resilienza sarà possibile solo se saremo tutti uniti, aumenterà con l'unione. Quindi questo messaggio forte di speranza, perché si possa trarre insegnamento dal Covid per trovare la forza di sentirci tutti un'unica famiglia umana. Vero, Monsignore? È verissimo, io ringrazio di tutto cuore tutti voi che avete organizzato, ringrazio di tutto cuore la Presidente Tesei, il Sindaco Zuccarini, anche per tutto il lavoro. So che avremmo dovuto incontrarci in Umbria, oggi lo facciamo via web, e dunque ringrazio a tutti, perché, come ha detto il Papa poco fa, noi dobbiamo essere degli strumenti della verità, degli strumenti della giustizia, ed è quello che cerchiamo di fare qui. Ecco, Ministro Giovannini, siamo, diciamo, nel pieno di una transizione ecologica che è una sfida incredibile a livello globale. L'Italia però può fare veramente la differenza, e perché sarà alla guida del G20 e perché sarà alla guida della COP, quindi della Conferenza per il Clima delle Nazioni Unite, e perché ha portato i giovani dentro per la prima volta dentro a questo consesso, e perché è in un paese dove il Papa vive e dove il messaggio della Laudato Si ha preso vita e si è diffuso nel mondo, generando finalmente quella comunione culturale che era sempre mancata all'ambientalismo. Siamo anche in un momento in cui la nostra vocazione atlantica prende forza con la presidenza di Biden, che oggi fa una conferenza sul clima importante. Ci illumini, Ministro, come ha vissuto questo messaggio del Papa? Beh, c'è un passaggio molto forte in cui il Papa ricorda che Dio perdona, la terra no, e la natura no. È un modo molto duro di porre la realtà, perché la terra, la natura non sta perdonando quello che gli uomini hanno fatto alla ricerca di uno sviluppo non sostenibile. Non perché si voglia vendicare, ma perché i meccanismi che presiedono al funzionamento degli ecosistemi, il cambiamento climatico e tante altre questioni stanno arrivando tutte insieme a colpire un modello di sviluppo che da tempo gli scienziati, gli economisti, non tutti purtroppo, dicevano che non ci avrebbe portato molto lontano. E oggi paghiamo il prezzo di tutto questo, ma, come diceva, abbiamo la possibilità di cambiare, anche il Papa l'ha sottolineato fortemente. Oggi al vertice dei capi di Stato e di Governo di 40 paesi in qualche modo convocato dall'amministrazione Biden, gli Stati Uniti hanno fatto un annuncio molto forte, seguendo in questo l'Europa, un taglio del 50% delle emissioni entro il 2030 e la decarbonizzazione entro il 2050. Ricordiamo che l'Europa è stato la prima area geopolitica a fare questo annuncio, e altri paesi importanti, il Giappone, il Sudafrica, la Corea del Sud, la Cina in qualche modo, e oggi anche gli Stati Uniti hanno preso questo impegno. Ma il ruolo dell'Italia non è soltanto quello di spingere l'Europa in questa direzione, ma in realtà è quello di attuare quello che si sta dicendo, ed è per questo che proprio in questi giorni si finalizza il piano di ripresa e resilienza con un investimento senza precedenti per trasformare in senso ecologico e sostenibile i nostri sistemi di produzione, i nostri sistemi di mobilità, le nostre infrastrutture. Questo è quello che possiamo fare oggi per cambiare il corso della storia. Grazie, Ministro. Allora, io, prima di cominciare questo bellissimo dibattito su temi filosofici e scientifici,
Vorrei chiedere a Pierluigi Mingarelli di salutare i suoi ospiti e di farlo anche con il parterre di autorità che naturalmente accolgono con entusiasmo questa bella riflessione che faremo oggi. Quindi Pierluigi, a te la parola. Grazie. Grazie. Ovviamente saluto sua Monsignor Polvani e il signor Ministro, e ringrazio Pierluigi Sassi e la sua organizzazione per questa collaborazione che ci ha proposto. Prima di dire cose molto semplici, vorrei dare la parola, se lo ritengono opportuno, al signor Sindaco di Foligno e alla Presidente della signor Sindaco di Foligno, Avvocato Zuccarini, e alla Presidente della Regione Umbria, Avvocato Tesei, che ci hanno fatto l'onore non solo di partecipare, ma di stare con noi ad ascoltare il messaggio di Papa Francesco. Se non avete nulla in contrario, chiederei ai due rappresentanti istituzionali di inviarci il loro pensiero, la loro riflessione. Grazie dell'attesa e grazie per essere stati con noi. Allora, buonasera, non so se Donatella, ci sono io, benissimo. Luigi, io sono onorato di portare il saluto dell'amministrazione comunale e dell'intera città di Foligno a questa 10ª edizione della Festa della Scienza e della Filosofia. Purtroppo non si potranno concretizzare tutti i progetti e le iniziative che avremmo voluto il piacere di sostenere insieme agli organizzatori. Io vi ringrazio di vero cuore, in particolar modo te, Pierluigi, per il grande impegno e la passione che mettete in questo progetto oramai diventato di rilevanza internazionale. Il tema di quest'anno è la ripresa e ripensare il futuro. E forse proprio l'avvio di questa edizione è stata la prima sfida vinta in questo senso. 60 conferenze e oltre 100 relatori. Foligno sarebbe stata letteralmente invasa, ce la ricordiamo tutti, dal 27 al 30 aprile per 4 giorni, centro del mondo della scienza e della filosofia. Grazie alle nuove tecnologie però possiamo portare Foligno in ogni angolo del mondo, e oggi in questo momento lo stiamo facendo con la presenza anche straordinaria del Papa. Un saluto speciale lo voglio dedicare a Monsignor Polvani e al Ministro Enrico Giovannini. Io vi ringrazio per la disponibilità e vi invito sin da ora a Foligno, e non appena sarà possibile, per poter parlare insieme veramente di come ripensare questo futuro dopo questa drammatica, auguriamo parentesi, della pandemia. Grazie, buon lavoro a tutti voi e vi seguirò con estremo interesse. Sì, buonasera, anch'io naturalmente ringrazio dell'invito. Devo dire che questa è un'edizione straordinaria, ho avuto il piacere di partecipare alle altre edizioni della Festa di Scienza e Filosofia in presenza, e come diceva il sindaco Zuccarini, la città di Foligno ha sempre accolto tutti i suoi ospiti per un evento straordinario di rilevanza internazionale. Saluto e ringrazio Monsignor Pavani e naturalmente il Ministro Giovannini per aver accettato l'invito dell'organizzazione. Naturalmente le parole del Papa sono state straordinarie, ne dobbiamo fare tesoro. Ho apprezzato molto il fatto che l'edizione dello scorso anno non è stata possibile, ma quest'anno, con una modalità totalmente diversa, si è voluta ugualmente fare questa edizione. Io credo che, e ringrazio gli organizzatori, perché è stato veramente importante poterla realizzare anche attraverso questo sistema. Le parole del Papa ci indicano una strada che noi, mi riferisco anche al Ministro Giovannini, stiamo cercando di perseguire proprio attraverso un piano straordinario che è il PNRR. È faticoso portarlo avanti, cercando però di seguire quelle missioni che sono fondamentali in tutti i settori, compreso le infrastrutture, naturalmente proprio andando a colmare anche quei gap che adesso ci sono e ci caratterizzano. Noi come Regione Umbria
soffriamo molto l'isolamento della nostra regione per certi aspetti sul tema delle infrastrutture, ma di questo ne parleremo poi nei tavoli che come regione stiamo chiedendo un po' a tutti i ministri. L'importante è veramente mettere al centro l'uomo, fare sì che questa esperienza drammatica che stiamo vivendo di questa pandemia, al di là di tutti i sacrifici che ha comportato in termini anche di vite umane, risposte della nostra, di tutte le nostre sanità, ci sia però di aiuto proprio per migliorare il sistema, per renderlo veramente sostenibile e andare incontro a quella che è un grido di oggi e sul quale dobbiamo assolutamente tutti riflettere. Per cui questo, diciamo, questo evento così straordinario che ha ripreso giustamente il tema che era previsto per l'anno scorso di ripensare il futuro, credo che sia di grandissima attualità. Ecco, queste riflessioni di questi giorni ci servono e servono a tutti proprio per ripensare il nostro futuro e per andare incontro alla sostenibilità in tutti i campi e naturalmente alla difesa della natura, perché come ha detto giustamente il Papa, altrimenti rischiamo di non farci più perdonare gli errori commessi nel passato. È con questo auspicio che ringrazio tutti e seguirò laddove mi sarà possibile, perché gli impegni sono veramente tanti, ma comunque vorrò seguire questi giorni così intensi, perché ho visto i relatori e sono tutti di grandissimo interesse. Il fatto poi di essere rivolto ai giovani, alle scuole, questo è l'elemento più importante che si sta seguendo e bisogna cercare di coinvolgere in tutti i nostri ragionamenti. Quindi un buon lavoro a tutti, ringrazio ancora e questa è un'edizione sicuramente straordinaria. Spero che lo sia per il futuro e spero che potremo tornare a farlo in presenza, magari dando questa diffusività che oggi questi mezzi ci consentono, in modo che possiamo essere, possiamo raggiungere ogni parte quindi del nostro paese e anche andare oltre. Grazie, buon lavoro a tutti. Grazie. Allora, arriviamo al cuore dell'evento. Ecco, io sono molto incuriosito dal dibattito che ne può nascere. È un faccia a faccia, quindi il moderatore ha un ruolo molto limitato. Mi limiterò a dare qualche piccolo spunto e comincerei da Monsignor Polvani. Allora, noi abbiamo davanti sfide politiche, istituzionali notevolissime in un momento di crisi profondissimo e abbiamo anche dalla parte nostra, diciamo, una sensibilità ambientale cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, anche perché tutti ci avvertiamo che non è più un problema che è fuori dalla nostra porta, ma che tocca la nostra vita, la nostra quotidianità. Però si fatica a passare all'azione, no? Si fatica a trasformare questa sensibilità in scelte di vita, di acquisto, di consumo, in stili di vita. E credo che per quanto un governo si possa sforzare di disegnare il futuro in maniera puntuale, perfetta, e sicuramente noi in Giovannini abbiamo un alfiere, perché più di lui chi potevamo volere al governo per difendere i 17 obiettivi, per raggiungere i 17 obiettivi, però dall'altra ci rendiamo conto che, per quanto bravi possano essere, la conversione ecologica, cioè un vero cambio profondo, ha bisogno di una anche introspezione che è molto più vicina al mondo delle religioni, al mondo dell'intimità, quindi e anche, perché no, al mondo dell'ascesi, al mondo del dialogo con Dio. Io mi taccio perché di fronte a lei... Allora, sono un po' intimidito di essere davanti a professore ministro Giovannini, a professore professor Mingarelli, spero di non dire troppe stupidaggini. E proprio per questo sono partito da due parole che ci avevate mandato. Avevate detto conversione e transizione. Do per scontato che noi qui siamo tutti d'accordo sulla finalità di una trasformazione di un sistema attuale in un altro sistema. Dunque, questo lo do, diciamo, per scontato, anche se, come ha indicato il ministro Giovannini, ci sono sfortunatamente alcuni che
non ne sono ancora completamente convinto. Ecco, detto questo, vorrei lavorare, appunto perché in Umbria si lavora in scienza e filosofia, partendo da principi scientifico-filosofici. Potrebbe sembrare strano, perché visto come sono vestito, uno penserebbe che conversione, ma invece lavoriamo noi qui al Cortile dei Gentili, ci piace parlare fra credenti e non credenti, dunque parliamo un linguaggio più generico. La parola trasformazione è una parola molto generica, se uno ci pensa bene, dai tempi del grande chimico Lavoisier. Niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma. Di fatto Lavoisier non ha mai detto queste parole, ma parliamo della conservazione della materia. Chi lavora in fisico-chimica sa bene che una trasformazione, ed è molto impressionante che voi abbiate scelto queste due parole, si può declinare in due concetti, che tutte e due hanno a che vedere con la trasformazione. La conversione e la transizione. E sono sicuro che il ministro Giovannini ne spiega poi i dettagli molto più applicativi, ma per farvi vedere quanto è difficile questo lavoro. In chimica la conversione si riferisce a quando un elemento viene trasformato in un altro. Oh, sembra complicato, ma non lo è. Se stasera farete una crème caramel, metterete dello zucchero in una pentola, accenderete il fuoco, dove cambierete la temperatura, la pressione no, perché siete a pressione del livello del mare all'atmosfera, e farete una trasformazione, otterrete del caramello. Questa semplice operazione è sottoposta a una legge di conversione. Il prodotto A, che è lo zucchero, produce del caramello B, e probabilmente produce anche del zucchero bruciato C, che non volete. Il rapporto iniziale fra il prodotto A e le condizioni in cui è stato convertito in B, il caramello, e in C, quello che non volete, questo rapporto ha un nome preciso. Si può usare il nome inglese che è yield, ma non, è la stessa cosa, è resa. In ogni trasformazione, e questo vale anche a livello del governo, c'è sempre un concetto quantitativo, la resa, che è il limite massimo in alcune condizioni dell'efficacia del risultato. E questo per quanto riguarda la conversione. Adesso passiamo a transizione, un'altra parola che i fisici e i chimici amano moltissimo. E anche molto applicata da chi cucinerà stasera, le transizioni di fase. In italiano si dice stato, ma la parola più giusta è fase. Se volete fare una pasta stasera, metterete dell'acqua a bollire, girerete il gas, salirà a 100 gradi e si evaporerà. Avete fatto una transizione di fase. Ovviamente, se domani volete una bevanda bella fresca, metterete dell'acqua nel freezer e domani sarà ghiaccio. Avete fatto una transizione di fase. Ora, le equazioni che studiano le transizioni di fase sono molto complicate, ve lo dirà qualsiasi fisico. Ce ne sono varie ragioni, no? Si usano le derivate, il calcolo integrale, ma poco importa. Ma c'è un concetto che fu scoperto dall'inizio, che è quello di punto critico. Cioè, se uno gira a 100 gradi l'acqua, fino a 99 gradi, se tutta l'acqua fosse esattamente a 99 gradi, non vedrete una transizione di fase. Quando raggiungete 100, parte subito. Ecco, quello che è fantastico è che c'è una discontinuità-continuità nelle transizioni, proprio a livello della natura. E dunque questo è un tipo di tipo, non quantitativo, ma qualitativo. Allora io mi taccio per adesso, poi tornerò magari dopo che il ministro Giovannini potrà intervenire. Perché la vera domanda, la vera complessità qui è come decliniamo quantitativamente e quantitativamente questo enorme sforzo che tutti desideriamo. Grazie. Sei in muto, Pierluigi. Mi pare che hai trovato pane per i tuoi denti, Enrico.
Assolutamente sì. Noi economisti le chiamiamo non linearità, cioè il momento in cui il sistema produce degli effetti non lineari, ed è quello che stiamo vivendo negativamente, drammaticamente con la pandemia. Per cui se oggi noi andiamo a dire a qualcuno bisogna fare una grande trasformazione, i sociologi ci insegnano, la gente ha paura, perché si è così tanto spaventata per questa non linearità, questa trasformazione del nostro modo di vivere, del nostro modo di pensare, di interagire come noi oggi, che non ha in testa immediatamente l'idea che una trasformazione possa essere positiva. E questo è un problema enorme per la politica, ma in realtà per la nostra società. Quando un anno fa ho fatto parte del comitato cosiddetto Colao, poi ci siamo ritrovati insieme al governo, ci fu una scheda che insieme a qualche membro del comitato non riuscimmo a far passare, ed era l'idea di lanciare l'educazione al futuro nelle nostre scuole. Perché sapevamo già che questa pandemia avrebbe influito in modo drammatico sulla visione del futuro delle persone, soprattutto dei più giovani. Ma non passò. Non passò perché fu considerato così quasi un di più, un qualcosa che non aveva necessariamente a che fare con la ripresa dell'economia, la riduzione delle disuguaglianze. Ed è stato un errore di cui adesso ci rendiamo conto, perché gran parte delle persone che sono state colpite durissimamente da questa crisi sono così spaventate dal futuro che se uno gli va a dire no, guardate, adesso bisogna cambiare il modo di produrre, il modo di relazionarsi, il modo, perché quello di prima era sbagliato, e la reazione è vabbè, un attimo, intanto fammi tornare a dove ero prima e poi ne parliamo. Io per 4 anni ho lavorato come consulente alla Commissione europea sui concetti di resilienza e resilienza trasformativa. Ne ha parlato anche il Papa, ha usato il concetto di resilienza. Ma vedete, la resilienza è un concetto fisico, in primo luogo, dei materiali, ma ormai applicato all'economia, alla società, agli individui, che dice che un certo materiale, se è resiliente, finito uno shock, come una bottiglia d'acqua di plastica con dell'acqua dentro, cioè se voi finite di comprimerla, quella torna dove era, alla posizione di partenza. Ma noi non vogliamo tornare dove eravamo, perché prima della pandemia avevamo una condizione ambientale chiaramente insostenibile, avevamo milioni di poveri, avevamo grandi disuguaglianze, avevamo persone che non venivano curate adeguatamente e così via. Per questo in questi 4 anni, in quei 4 anni, perché poi ho terminato questo lavoro in qualche modo l'anno scorso, abbiamo sviluppato un concetto di politiche per la resilienza trasformativa, che però partono necessariamente da un riconoscimento. Per questo il capo di gabinetto di Juncker nel 2016 mi fece dire, io ero consulente del gabinetto, dovete dire a Giovannini di smetterla di parlare di sviluppo sostenibile e di resilienza, perché tanto noi non adotteremo mai questi principi, perché quella riflessione partiva dal concetto di vulnerabilità. Se tu pensi che gli shock non accadranno, perché devi discutere di resilienza? E l'argomento del capo di gabinetto di Juncker era: ma noi non possiamo andare dalle persone a dire che il futuro è pieno di shock. Cioè, adesso che ci siamo finiti dentro, la commissione von der Leyen ha scoperto che avevamo fatto tutto questo lavoro. Per questo il piano, il PNRR, i 225 miliardi per l'Italia, eccetera, i 750 miliardi per l'Europa, si chiama piano di ripresa e resilienza. Ed è un concetto che sto usando perché noi proponevamo di smetterla di parlare di politiche economiche, sociali, ambientali,
Non so se sto passando alla filosofia, ma in realtà credo di essere ben piantato per terra, perché la filosofia è ben piantata per terra. E abbiamo detto, dimentichiamo queste categorie e parliamo di politiche che preparano, che prevengono, che promuovono, che proteggono e che trasformano. Queste sono categorie che le persone capiscono perché la loro vita è fatta così. Tu risparmi per prevenire rischi futuri. Tu ti aspetti che lo Stato ti protegga da un delinquente che vuole rubarti qualcosa, ma tu ti prepari nella tua vita attraverso la formazione per il futuro, eccetera, eccetera. Dunque, noi abbiamo bisogno di, per la conversione di tecnica, di scienza, di tecnologie, per ridurre al minimo quello scarto dello zucchero bruciato di cui parlava un signor Polvani, perché vogliamo aumentare la resa, perché ogni scarto fisico e umano, come dice il Papa nella Laudato Si, è un danno comunque per tutti, ma poi abbiamo bisogno anche della trasformazione, della trasformazione verso un punto di approdo diverso da quello dove eravamo. E questa è la difficoltà di questo momento, perché parlare di queste cose a persone che hanno perso il lavoro o che lo stanno per perdere, che hanno perso dei familiari per la pandemia, che hanno appunto paura del futuro, magari perché hanno avuto il Covid, perché basta parlare con chi lo ha avuto e ti dice guarda, è una cosa terribile, perché tu pensi di esserne uscito e invece ti riprende, poi ti senti meglio e invece ti riprende. E oggi proprio parlavo con un collaboratore che l'ho avuto, quindi è un qualcosa che colpisce in profondità la società, ma è questo il valore profetico del Magistero di Papa Francesco, che parlava di queste cose prima di questa drammatica esperienza che tutti stiamo vivendo e intravedeva, indicava la via per uscire, l'ecologia integrale. Signor Polvani, ma ci ha diciamo, convertito il Covid o ci ha solo represso e torneremo, come diceva il Ministro, allo stato precedente? La trasformazione è partita, perché poi alla fine anche nelle discussioni di Baretto, quelle davanti al vino rosso, non si fa che dire, cioè ci sono i due partiti, no? Torna tutto come prima, gli altri invece no, ormai nulla sarà come prima. È una bella domanda, in realtà, non è proprio da Baretto. È una domanda interessantissima e penso che la maniera in cui il Ministro la pone è molto brillante e molto giusta. Io la delineerei ancora di più, ma non so se il Ministro Giovannini sarà d'accordo con questo, che forse è molto limitato. Mi permetto di dire che questa idea non è tanto nostra, tanto mia, scusatemi, quanto è della nostra consulta scientifica che noi abbiamo qui, che è diretta dal presidente Amato. Dunque, prendo un merito che non è mio e forse lo presento in una maniera esasperante, però penso che può essere interessante. È interessante notare che bisogna distinguere gli ambiti, se possiamo così dire, strutturali da quelli congiunturali, sempre in economia, no? Penso. E non solo in economia. C'erano delle problematiche, la parola vulnerabilità è appunto una parola pericolosa, difficile, non so se la uso correttamente o no, la userò, diciamo. C'erano delle vulnerabilità strutturali anteriori alla pandemia attuale. Noi non ne eravamo necessariamente coscienti. Quando la Laudato Si fu pubblicata, fu una prova, cioè fu un'allerta di queste strutturalità, di questi limiti o vulnerabilità strutturali. Quando la Fratelli Tutti è uscita invece, e io lo vedo sempre come un completamento, i due testi vanno letti insieme, secondo me, si passa invece a come, se possiamo dire, la congiuntura e gli effetti congiunturali di una crisi specifica, anche se annunciata o comunque prevedibile, hanno rivelato la gravità del problema strutturale. La domanda
fondamentale, e condivido totalmente la posizione di Enrico Giovannini, pur non essendo un esperto, è se la soluzione a problemi congiunturali è solo congiunturale, perderemo un'occasione storica. La soluzione ai problemi congiunturali è un catalista per le soluzioni strutturali dei limiti anteriori. Non dico che sarà sempre facile, non sto neppure dicendo che c'è una piena trasferibilità fra le due cose. Do un esempio che penso che calza perfettamente adesso. Noi stiamo usando Zoom o un'altra piattaforma o qualsiasi piattaforma, WebEx, senza fare reclamo, diciamo, per uno per l'altro. Questo avremmo potuto farlo prima della pandemia. E avremmo potuto fare quello che si chiama anche un sistema ibrido. Io e il ministro Giovannini e Pierluigi Sassi ci incontravamo e altri seguivano. È chiaro che quello che è successo quest'anno, che noi usiamo questo strumento, sarà un catalista per il prossimo anno. Cioè chiediamoci, ha senso che si spostino milioni di persone, migliaia di persone, consumando gomma su strada, benzina, per essere presenti, per esempio in questo caso a Foligno? Non sarebbe meglio usare questo sistema sempre? Però d'altra parte non è che tutto quello che c'era prima era vulnerabilità. Dunque, fare un'equazione diretta fra quello che ci ha permesso di scoprire la pandemia come limite, gli strumenti che ci ha obbligato a usare, le potenzialità di questi elementi e le possibilità, le eventualità, le cose buone che dobbiamo ritenere, non è così facile, lo capisco. Ma resta che l'equazione di fondo, o diciamo l'asse di fondo disegnato dal professor Giovannini, mi sembra assolutamente corretto. Una crisi permette, e questo vale anche a livello umano, e vale anche a livello spirituale. Pensiamo ai grandi santi. Hanno avuto tutti, pensiamo a Sant'Ignazio, per prendere l'esempio, o a Sant'Agostino, i grandi convertiti. Loro avevano delle vere problemi congiunturali, e quando gli è successo qualcosa di molto, 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 cioè strutturali, congiunturali, allora hanno saputo veramente santificarsi. Se non avesse avuto il problema di essere ammalato, probabilmente Sant'Ignazio non avrebbe convertito tutta la sua vita al servizio di Dio. È la stessa cosa per Sant'Agostino. Dunque, in questo senso, la parola conversione che prima ho usato si applica anche qui. La grazia di Dio, comunque la saggezza degli uomini, fa sì che quando passi attraverso una crisi impari molto più della crisi, impari chi sei, impari i tuoi limiti. Enrico, diventerai santo perché sei nel pieno di... sei nel pieno di una crisi congiunturale. Io credo che, come mi diceva un sacerdote tanti anni fa, perché poi ognuno di noi passa le sue crisi, io la ebbi quando mio padre morì, che ho 17 anni, e come mi disse, la nostra vita è passare continuamente su una scacchiera, ma quella scacchiera è coperta da un grigio. Talvolta il grigio sparisce e tu scopri se sei su una casella bianca o su una casella nera. E quello cambia, perché per un attimo vedi il percorso, hai un'idea, poi torna il grigio, ma per un attimo hai visto com'è fatta la scacchiera. Io credo che la nostra società, le imprese, gli individui si stiano domandando come appunto trasformarsi, e non è detto che ci si trasformi per il meglio, questo lo dobbiamo dire, e qui dove le scelte di tutti noi, le condizioni al contorno, ci mancherebbe altro, la politica gioca un ruolo cruciale. Due considerazioni a questo proposito. Io avrei preferito essere a Foligno oggi, ma se questo in qualche modo avesse voluto dire che io avrei goduto di Foligno, non solo del paesaggio, ma di una cultura diversa da quella di una grande città, e così via. Ma se io avessi dovuto raggiungere Foligno di corsa in macchina, fare il nostro incontro e poi di corsa tornare
Beh, allora meglio Zoom o meglio StreamYard o quello che sia. Cioè, l'esperienza che è intorno all'incontro conta, anche sul piano economico, anche sul piano culturale, perché io respiro un'aria diversa, una cultura diversa, ma se invece tutto il mio tempo passato, supponiamo a Foligno, è dedicata a questo dibattito, sono d'accordo, anche se poi l'incontro tra le persone fa la differenza. Perché parto da qui? Perché io avevo raccomandato alla ministra De Micheli, lei mi ascoltò, di introdurre una norma nell'ordinamento italiano che obbligava le imprese e le istituzioni pubbliche con oltre 100 addetti, non più 300, a istituire un mobility manager. Sono arrivato al ministero, ho chiesto, e allora quello dice, manca il decreto attuativo classico. Bene, in queste settimane abbiamo lavorato molto intensamente, spero che veramente esca brevissimo. Ma perché questo? Pensate alla discussione sul ritorno dei ragazzi a scuola, al ritorno pieno di questi giorni. Al di là delle discussioni, noi al 100% vogliamo riportare le nostre città a una vita, non quella di prima, attenzione, a una vita piena, ma per far questo sappiamo che molte imprese useranno ancora il lavoro a distanza, magari in modo diverso, e allora abbiamo l'occasione per ripensare i tempi di vita di una città. Pensate al fatto che tutte le imprese di Milano decidessero di fare smart working un giorno a settimana. Beh, se lo facessero tutte insieme il venerdì, per altri 4 giorni il traffico sarebbe folle e la dimensione del sistema dei trasporti dovrebbe essere fatta pensando a quel picco. Ma se si scagliona nella settimana, abbiamo il 20% di traffico, sto andando un tanto al chilo, come si suol dire, durante tutta la settimana. Ed è questa, noi economisti usiamo la teoria dei giochi per spiegare in modo razionale comportamenti cooperativi o comportamenti competitivi. Allora, la politica, sapendo che le imprese, le persone, le amministrazioni pubbliche non torneranno dove erano, ha il compito di stimolare la cooperazione per una trasformazione a beneficio di tutti, compresi i più deboli. Ecco, questa credo sia la sfida che è culturale, ma è anche un'opportunità, come si suol dire, ed è un'opportunità in cui la tecnologia aiuta, perché la tecnologia digitale potrebbe non solo aiutarci a continuare a fare viaggi, tra virgolette, inutili di quelli mordi e fuggi, come dicevo prima, e invece magari concentrare più tempo sull'interazione tra le persone e lo scambio culturale pieno che i luoghi comportano, ma ci consente anche di organizzare meglio il sistema dei trasporti per distribuire nel corso della settimana il carico sul sistema stesso. Ecco, io una domanda la vorrei fare, non... Dico, in tutto questo, cioè il Papa ci ha appena detto, insomma, le avversità che stiamo vivendo, una pandemia, ci fanno sentire l'urgenza di un cambiamento e saremo veramente resilienti se questa resilienza la otterremo lavorando insieme, no? Quindi la domanda che ho posto, diciamo, lo stimolo che avevo posto all'inizio, diciamo, tutti avvertiamo l'urgenza di fare qualcosa, di farlo insieme, ma se le religioni e i governi sono in qualche modo complementari, non potrebbero esistere delle sinergie che in qualche modo si vanno a strutturare? Cioè non ci potrebbe essere una complicità maggiore, invece di stare ognuno, no, anche specialmente poi in Italia viviamo un momento in cui la politica è stata anche un po', diciamo così, difficile per la Chiesa e così, insomma, in generale è ormai talmente complessa la società che viviamo che diventa... Però oggettivamente su una causa comune così forte, no? Le religioni fanno un pezzo complementare a quello del governo per questa transizione e per questa conversione. Cioè transizione e conversione possono diventare su alcuni tavoli
anche organizzate. Monsignor Polvani. Quando io comincio io. Rispondo in realtà usando le ultime parole del ministro. Cioè, la cooperazione è un gioco alla fine, una teoria di un gioco. E Nash, che fu il grande matematico che fa la teoria dei giochi, distingue due tipi di giochi. Quelli a zero, no? Zero sum e quelli non a zero sum. Per dire in termini semplici, ci sono due tipi di giochi. I giochi in cui si trasferisce solo una quantità da una parte e i giochi in cui invece si può andare molto più in là. È molto, molto semplificata questa visione. E io penso che sì, la collaborazione è importante perché questo non è un zero sum game. No, no. Questo è un gioco in cui c'è un'alta produttività e dunque la collaborazione è assolutamente necessaria per arrivare alla massima produttività. Tuttavia, detto questa positività, mi permetto forse di rimettere i piedi per terra. Penso che dobbiamo confrontarci con questo. Quando leggiamo la Laudato Si, ci rendiamo conto di un'intuizione basilare. La Laudato Si, contrariamente a quello che molti pensano, e continuano a pensare, non capisco perché il Papa lo ripete ad nausea, non è un'enciclica ecologica, è un'enciclica sociale. Ma per quelli che amano i testi pontifici, diciamo che rimonta a una grande tradizione molto antica, da Leone XIII almeno, con l'Aurelium, ossia che quello che il Papa sta cercando di delineare è la posizione, è la coscienza, è la posizione della Chiesa, ed è per quello che la collaborazione con gli altri poteri è fondamentale, di un problema che non si limita a un anno, a un aspetto sociale, a un aspetto economico, a un aspetto politico, a un aspetto antropologico. E questo però ha un lato che non può, appunto perché è così complesso, che non possiamo dimenticare. Quando interagiscono fattori che vengono da categorie diverse, non necessariamente competitive, ma comunque diverse, che interpretano dei legittimi interessi, la questione della risoluzione e dell'integrazione è molto complicata. Allora, visto che il ministro ha aperto la porta alla matematica, ne approfitto anch'io. Un sistema complesso si chiama così perché ha almeno due caratteristiche, poi ne ha tante. La prima è che è dinamico e si muove. Dunque la transizione che il governo sta cercando di attuare è complessissima, perché hai un treno in movimento che deve diventare un altro treno in movimento. Non hai un treno fermo, un'economia si muove. Lui parlava dei trasporti di Milano. Non è che tu puoi dire domani mattina, beh, stiamo tutti a casa e poi cambiamo tutti i parchi automobili, mettiamo solo automobili elettriche e poi domani tornate a lavorare. Hai un sistema dinamico che deve passare a un altro sistema dinamico, dunque complessissimo come trasformazione. La seconda è che tutti i sistemi complessi, sfortunatamente, sono spesso caotici. Allora, caotici nel senso tecnico direi, più della parola. Ossia che la variazione di un solo elemento, seppur piccolo, crea a cascata delle ripercussioni spesso imprevedibili. Allora, questo è conosciuto perché, no, se quelli che hanno letto poi l'alito del battito della farfalla in Amazzonia causa un tifone nel Pacifico. Però il punto è esattamente questo. Cioè, cambiando uno degli aspetti dell'equazione, uno degli aspetti di interesse, uno a cascata crea una situazione difficilissima. Questo ancora di più dà ragione a Pierluigi Sassi che una collaborazione fra tutti è assolutamente necessaria, perché se no si perdono dei pezzi e alla fine diventa impossibile, imprevedibile e caotico gestire la situazione. Enrico, ci avviamo anche al momento un po' conclusivo, quindi per rispondere.
ci illumini, certamente. Hai anche una conclusione, ecco, diciamo, di quello che è stata questa. La conclusione è forse troppo, però condivido in pieno, perché l'enciclica Laudato Si, ma anche la Fratelli Tutti, alla fine parla di giustizia. Giustizia all'interno dell'attuale generazione, più la Fratelli Tutti, e giustizia tra le generazioni, più la Laudato Si, perché il principio di giustizia tra generazioni è il principio etico alla base del concetto di sostenibilità. Ora, queste due dimensioni sono in realtà strettamente interrelate, e nel pensiero del Papa, ma anche nel pensiero ormai del mondo che si occupa di queste cose, sono inestricabili, non possono essere disgiunte. Ed è un passaggio che elimina il rischio, almeno concettualmente, dei due tempi. Prima mi occupo di una cosa, poi mi occuperò dell'altra, come si diceva. Intanto cambiamo le auto, è stata a casa, e poi dopo vi muovere. Non funziona così. Ed è questo che dimostra la gravità degli errori commessi nel passato, quando avremmo avuto il tempo di trattare le cose con una gradualità maggiore. E questo, come ha detto il Papa, gli errori si pagano. Un'ultima considerazione. La buona notizia, come dimostra anche questa giornata in tutto il mondo, è che la consapevolezza della trasformazione, della necessità della trasformazione, della conversione, è sempre più diffusa. Cioè che il giocattolo si sia rotto ormai mi sembra molto chiaro, ma è qui di nuovo dove le leadership culturali, religiose, e non le metto sullo stesso piano, tecnologiche, politiche, economiche, portano tutta la responsabilità sulle spalle. 50 anni fa il Club di Roma indicò già i rischi che intorno al 2030 il mondo avrebbe corso se non avesse cambiato direzione. E le leadership dell'epoca dissero basta, questi catastrofisti, il mercato si aggiusterà, i prezzi relativi, eccetera, l'innovazione, tutte cose che sono accadute, attenzione, e che erano state previste da quelle simulazioni del Club di Roma, che immaginavano fino appunto al 2030 più o meno uno sviluppo senza precedenti. Ma perché il Club era riuscito a cogliere quella diversità? Perché usava un modello basato sulla teoria dei sistemi, cioè della complessità. E tanti economisti invece non avevano modelli del genere. Ecco, la responsabilità che portiamo oggi, ma che portiamo tutti come individui, è accettare la complessità, batterci perché la tecnologia, i cambiamenti delle persone, ma anche la politica naturalmente, vada nella direzione giusta e ci vada rapidamente, con un'attenzione speciale per gli ultimi. Il Papa su questo insiste continuamente, del concetto di giusta transizione di cui si parla anche nelle organizzazioni internazionali. Ed è questo forse il messaggio più forte che la Terra ci invia, perché, come dicono le Beatitudini, chi erediterà la terra? Gli umili. Monsignore? E quelli di cuore, speriamo. E gli operatori di giustizia, sì, eccetera. Certo. Grazie. Allora, ci avviamo alla conclusione. Io, prima di passare la parola a Mingarelli, anche perché abbiamo poi un'intervista al Ministro, voglio solo ringraziare per la partecipazione. È un momento sempre bello quello in cui si fa una riflessione profonda su quello che si sta vivendo in maniera anche molto, molto, molto grave, quindi insomma abbiamo bisogno di riflessione. Uno dei temi che abbiamo trattato in questo Earth Day è stato proprio quello di dire: stiamo correndo a una velocità che sicuramente non ci permette
di disegnare il futuro, sembra quasi che lo subiamo, abbiamo bisogno di spazi di riflessione e forse questa speranza di dialogo, diciamo, fra governi e religioni, questa speranza di dialogo fra scienza e filosofia sono sicuramente, diciamo, all'atere delle urgenze quotidiane, ma forse anche più importanti di quelle. Quindi ringrazio anche non solo il ministro perché mi onora sempre di accettare le mie richieste, ma anche a Monsignor Polvani, con il quale abbiamo fatto un bellissimo percorso con i giovani in vista della COP. Abbiamo individuato giovani brillantissimi che hanno posto domande ai grandi della Terra. I primi grandi della Terra sono stati proprio Enrico Giovannini e Roberto Cingolani, ma anche attraverso il loro aiuto contiamo di arrivare anche ad altri leader in giro per il mondo, e quindi anche di dare forza, e in questo forse potremmo già collaborare tutti insieme, dare forza ai giovani in vista della COP giovani, in vista della COP 26. Allora Pierluigi, io ti restituisco la linea e attendo istruzioni, perché non so come procede. A me spetta di ringraziarvi dal profondo del cuore, ma anche con un pizzico di raziocinio, perché le cose che sono state poste questa sera indicano non solo una strada per il futuro, ma una delle poche possibili speranze. E sul concetto di speranza legata ai temi, ai valori che voi avete enunciato, si può veramente ripensare, per parlare del tema della nostra festa, il futuro. Io credo che vadano benissimo le riflessioni. Posso aggiungerne una da vecchio professore, come vedete, ormai da tempo in pensione dall'attività quotidiana di insegnamento, ma sempre sul filo della battaglia per costruire qualcosa di nuovo per i giovani. Dobbiamo inserire in queste valutazioni una profonda azione di formazione e di conoscenza, perché sicuramente verso la transizione, verso la modifica, ci si può andare in due modi: lasciando inalterati poteri e gerarchie, oppure ci si può andare allargando la partecipazione, la conoscenza e la convinzione. Per questo la nostra attività del laboratorio di scienze sperimentali io la considero preziosa. Noi, quando era aperto, che non c'era il coronavirus, ricevevamo in questa piccola città decine di migliaia di ragazzi che imparavano a ragionare attraverso la scienza. Quindi io suggerirei al signor Ministro, e anche con l'appoggio della Chiesa, di costruire momenti di formazione specifica in questa direzione. È giusto parlare di scuola, ma non più della scuola soltanto come era prima, ma che abbia qualcosa che lega la riflessione, l'aspirazione al concreto, a realizzare. Se il signor Ministro me lo permetterà, io verrei, e se lei avesse tempo, a portarle un progetto che si chiama Vision, lo sguardo dell'uomo sulla natura, attraverso il quale, attraverso molteplici strumenti scientifici, si crea partecipazione, consapevolezza, raziocinio. Ma di questo possiamo parlarne in un altro momento. Ringrazio tutti. Vi saluto, mi permetto di ascoltare, di qualche modo riprendere una riflessione del ministro Giovannini sul valore dello spostamento, per proporre a lui e a Monsignor Polvani di venire alla prossima festa di scienza e di filosofia. Non farete un viaggio di andata e di immediato ritorno, perché vi costringeremo a stare con noi per qualche ora di più. Grazie a tutti, e ora do la parola a Manuela Marinangeli, perché introduce il prossimo impegno del signor Ministro, che è una conferenza con un autorevole giornalista. A lei. Grazie mille. Buonasera, grazie a tutti. Grazie a Pierluigi Sassi per questa grande occasione, grazie, e alla sua organizzazione. Grazie.
Grazie per Luigi Mingarelli, il ministro Giovannini rimane con noi, noi diamo la linea a Marco da Milano, il direttore dell'Espresso, per un'intervista. Adesso vediamo se è collegato, sì, lo vediamo con noi. Marco, benvenuto a questa web TV dedicata alla 10ª edizione della Festa di Scienza e Filosofia. Io posso andare. Grazie, buonasera e grazie dell'invito. Allora, col ministro Enrico Giovannini parliamo, cambiamo argomento, ma fino a un certo punto, e veniamo su quanto sta succedendo in queste ore. Sono le ore in cui il governo Draghi sta presentando il PNRR. Io ricordo quando il ministro, non ancora ministro, ripeteva: non chiamatelo recovery, chiamatelo piano nazionale di ripresa e di resilienza. Ed era una battaglia, inizialmente era tra i pochi a dirlo, oggi ci dobbiamo abituare a chiamarlo così, anche con questa sigla, con questo acronimo PNRR. Allora, le tappe sono il Consiglio dei Ministri, l'inizio della settimana la presentazione del piano in Parlamento e poi la presentazione del piano alla Commissione Europea. La data prevista era appunto la fine del mese, il 30 aprile. La prima domanda che faccio al Ministro è: perché questo è un appuntamento che il Paese non può permettersi di perdere? Se c'è ancora, però, perché vedo. Forse abbiamo qualche difficoltà. Sto con il ministro, vediamo. È saltato il collegamento con il ministro. Marco, vediamo di ripristinarlo più velocemente possibile. Ecco, ci siamo? Sono tornato. Eccolo. Benissimo. Allora, perché il Paese, perché l'Italia non può permettersi di perdere questa occasione, questo appuntamento? Sono tornato, ma non riesco a sentire. Mi sente? Ministro, mi sente? Forse sono... Ecco, mi sente? Assolutamente, chiedo scusa, avevo provato con il cellulare a sostituirlo. Allora, la prima domanda è: perché il PNRR non è è un appuntamento che l'Italia non può permettersi di perdere? Perché è la più grande iniezione di investimenti che il Paese abbia avuto da tantissimi anni. Per tanto tempo si è parlato di 190 miliardi, in realtà il governo Draghi, rispetto al governo precedente, ha deciso di metterne altri 30, e poi ci sono gli altri investimenti, quelli del piano europeo 2021-27, la programmazione classica. Quindi parliamo, al netto di questi, 220 miliardi, 225. C'è un'altra interruzione. Uso il telefono, riuscite a sentirmi? Sì, sì, noi sentiamo bene. Perfetto, non riesco a sentire da Milano, ma insomma, intanto rispondo se posso. Sì. Dicevo, è la più grande iniezione di liquidità, di investimenti, intorno a 6 missioni, missioni che riguardano l'innovazione tecnologica, la transizione digitale, le infrastrutture, la mobilità sostenibile, il capitale umano, le persone, la salute, insomma un piano a tutto campo, un piano di cui l'Italia ha assoluto bisogno per ripartire in termini economici e sociali
ma per trasformarsi, come abbiamo detto prima, in linea con quello che anche gli altri paesi europei fanno e faranno. Perché? Perché le linee guida della Commissione sono molto chiare. Uno dei principi che devono guidare il disegno degli investimenti, dei progetti, è il principio di non danneggiare in modo significativo l'ambiente. E questo ha richiesto e richiede ancora, perché ci sono discussioni, ci saranno certamente discussioni con la Commissione europea, anche una volta presentato il piano, un'analisi molto dettagliata delle singole iniziative. In base a questo, ad esempio, la Commissione con il governo precedente aveva escluso investimenti nelle strade. Noi siamo riusciti a convincere la Commissione che in realtà c'è un'eccezione ed è quella delle aree interne, le aree più periferiche, più lontane dai centri di comunicazione, in cui non è pensabile di portare l'alta velocità, tanto per fare un esempio. E la Commissione ha compreso, però questo vi dà un'idea del dialogo continuo che esiste. E la buona notizia, con questo concludo, è che grazie al lavoro dei comuni, delle province, delle regioni, ma di tanti soggetti, oggi abbiamo un portafoglio progetti in eccesso rispetto ai fondi del Next Generation EU o anche quelli che il governo sta giungendo adesso. È la prima volta, forse, che questo paese da molti anni ha dedicato così tanta attenzione a progettare il futuro. E come ha detto il ministro Franco, cercheremo di non sprecare nulla e quindi cercheremo di usare altri fondi, l'FSC, la programmazione europea, ma la stessa cosa deve avvenire da parte appunto degli altri soggetti, in modo sinergico, come si dice, per non smontare con la mano sinistra quello che stiamo cercando di fare con la mano destra, come normalmente si ricorda. Ecco, però questo è un punto delicato. Non so se io mi però non... Non mi sente. Mi sente? No. Non so se la regia... Se ci aiutate, perché così non ce la possiamo fare. Allora, noi riusciamo a sentirvi, sì, solo che sì. Voi non vi sentite tra di voi. Immagino che sia questo il problema. Il ministro non sente me. Marco, tu ci senti? Io sì. No, sì, ma non sentiamo lui. Non sentiamo lui. Non sentiamo ministro lui. Giovannini, provi a dirci qualcosa, così vediamo se possiamo ripristinare almeno l'audio della conversazione e cercare chiaramente di farvi interagire tra di voi. Facciamo una prova. Non ci sente neanche il ministro. No. Oh, io vi sento, io vi sento. Sembrerebbe di no. Allora, facciamo un, sì. Facciamo una piccola pausa e vediamo di ripristinare. Certo. Se mi alzi anche il volume per cortesia, che volevo parlare con Marco. Eccomi. Marco, ci senti? Ma noi non sentiamo il direttore. Ah, voi non sentite me, benissimo. Dire, chiedo scusa. Vediamo adesso... che parli, ma non sentiamo cosa dici, quindi ecco qua. Ecco. Adesso riesco a sentirvi. Vediamo di qualche secondo di rimetterci in pista. Giusto? Ora funziona tutto. Adesso funziona tutto. Vi sentite allora, anche tra di voi? Sì, sì. 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 Allora la seconda domanda, proprio sulla... conclusione di quello che lei diceva, questa quantità di progetti in eccesso. Noi sappiamo che un problema storico dell'Italia è la sua scarsa capacità di spendere anche i fondi ordinari, i fondi europei. Si è parlato di un cronoprogramma anche a proposito delle opere infrastrutturali che sono state presentate nei giorni scorsi, che non fanno parte del piano. Ecco, la domanda è: con quali strutture lo Stato, la pubblica amministrazione, gli enti territoriali saranno messi in condizioni di spendere questi fondi che, non dimentichiamolo, sono ingenti e hanno un tempo limitato per essere investiti entro il 2026, quindi è qualcosa
di straordinario, di eccezionale anche nei tempi molto rapidi? Intanto il programma progetto per progetto riporta le cosiddette milestones, cioè le scadenze delle varie fasi, e questo di nuovo ha comportato un lavoro straordinario di progettazione. E certamente serve una forte missione di personale specializzato nelle stazioni appaltanti, ad esempio, perché devono essere in grado di fare bandi e progetti adeguati anche al nuovo linguaggio di cui parla la Commissione europea e di cui parla il piano. Al nostro Ministero noi abbiamo già fatto una valutazione degli strumenti con cui i quasi 50 miliardi che riguarderanno il nostro Ministero dovranno essere spesi. In alcuni casi siamo più ottimisti perché avremo a che fare con soggetti attrezzati, penso al gruppo Ferrovie dello Stato. In altri casi si useranno dei bandi. In altri casi invece la progettazione richiede un investimento forte di soggetti che sappiamo non avere quelle competenze. Per questo il ministro Brunetta sta immaginando una forte missione di personale specializzato, non semplicemente gli esperti generalisti. Ma c'è un altro elemento molto importante che ha a che fare con le procedure, di cui sappiamo il nostro paese è il campione mondiale o quasi. Ed è per questo che stiamo lavorando non tanto alle semplificazioni, questa parola non rende l'idea di quello che stiamo preparando, ma un cambiamento abbastanza radicale del modo con cui si concedono le autorizzazioni, si fa la selezione degli appaltatori, eccetera, eccetera. Abbiamo guardato cioè tutte le fasi del progetto, della progettazione, della esecuzione. E non è facile, non sarà facile perché i tempi sono molto stretti, ma per darle un'idea, già nel nostro interno abbiamo fatto una valutazione che circa il 67% dei 50 miliardi potrebbe non avere particolari problemi proprio per le modalità di attuazione e per i soggetti che dovranno attuarlo. Ma c'è una componente che non è trascurabile, che richiede particolare attenzione. Questo per dirle soltanto che dal 1° maggio, cioè mentre la Commissione esaminerà il piano italiano, noi passeremo ancora di più nella fase esecutiva, come se il piano fosse già stato approvato, in modo da guadagnare anche i mesi da qui all'estate, quando poi effettivamente il piano verrà formalmente approvato e arriveranno i primi finanziamenti. Una domanda più politica: il piano è una delle due grandi missioni che il presidente Sergio Mattarella ha assegnato a questo governo nella sera drammatica del 2 febbraio, quando si capì che la precedente maggioranza si era dissolta e il Presidente della Repubblica chiese un governo di alto profilo con due missioni: l'emergenza sanitaria e economico-sociale e l'approvazione del piano. Il Presidente Draghi, presentando il governo alle Camere, ha detto: emergenza e riforme sono le due gambe del nostro governo, devono marciare insieme. Le persone, la gente comune è tutta interessata alla prima questione, soprattutto all'emergenza, alle vaccinazioni, quelle che funzionano meglio, quelle che non funzionano, alle riaperture. Siamo alla vigilia, al 26 aprile, anche con tutte le polemiche politiche di queste ultime ore. E invece le riforme che posto trovano in questa stagione, molto inevitabilmente appiattita sull'emergenza? Come si fa a parlare di un futuro da qui a 10 anni, mentre tutti sono interessati a sapere se torneranno a casa alle 22 o alle 23 lunedì prossimo? Riuscendo a passare ambedue le sfide con successo, perché sarebbe un errore, ma sarebbe inaccettabile dire: no, ma tra 10 anni staremo tutti benissimo, ma intanto. Per questo questo governo sta operando in parallelo, e attenzione, però ci sono delle connessioni molto forti
tra i due aspetti. E la scelta del governo di aggiungere 30 miliardi ai fondi europei in deficit ci consente di partire subito con una serie di iniziative che creeranno occupazione. Il piano sarà accompagnato da stime, valutazioni econometriche, statistiche degli impatti. Noi abbiamo già fatto le nostre. E questo va considerato perché non è una soluzione solo a lungo termine, ma è uno degli strumenti per dare soluzioni anche a breve termine all'aumento della disoccupazione, soprattutto giovanile, soprattutto femminile. Ci sono altri strumenti, le ricordava prima lo sblocco delle opere che non riguardano il PNRR, in realtà una parte sono connesse, in cui io incontrerò domani i 29 commissari, definiremo anche quel cronoprogramma che noi già abbiamo, ma vorrei concordare con loro le forme di diffusione, con un monitoraggio trimestrale. Attenzione a riguardo, molte opere sono ferme alla progettazione, quindi vi prego di non giudicarci soltanto col numero di cantieri aperti, perché ce ne saranno 20 quest'anno, di più l'anno prossimo e poi successivamente. Dicevo, molte di queste opere produrranno un effetto positivo sull'occupazione, ma bisogna stare attenti anche qui a considerare tutte le dimensioni. Un rischio, per esempio, è che una ripresa tutta centrata, per fortuna non è così, sul settore delle costruzioni, che pure è in ripresa, se avete visto i dati più recenti dell'Istat, ormai cresce al 3,5% rispetto all'anno scorso, rischia di essere una ripresa tutta fatta di occupazione maschile. Ripeto, sto portando l'esempio all'estremo. Questo per dire che la composizione dell'occupazione non sarà irrilevante, l'occupazione tra adulti e giovani non sarà irrilevante. Per questo nelle dimensioni trasversali del piano c'è proprio una valutazione di questi aspetti. Un'ultima considerazione. Io spero che la capacità di questo Paese di programmare, che è stata messa a dura prova dall'opportunità del Next Generation EU, non finisca con questo piano. Io durante quest'anno dovrò proporre un contratto di servizio per Ferrovie, per ANAS e così gli altri ministri. Per questo il cambio di nome del Ministero, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Plurale, ci mette davanti all'opportunità di cambiare i modi, per esempio, con cui si fa una strada, usando materiali riciclabili per il futuro, un'infrastruttura. E la buona notizia è che ci sono tantissime imprese italiane che sono già campionesse mondiali su questi temi. Quindi è un'opportunità non solo di stimolare la domanda, non solo di stimolare l'offerta, ma anche di migliorare la capacità qualitativa del nostro sistema migliore imprenditoriale. Un'ultima domanda, Ministro, in un certo senso sulla sua attività a cui ha dedicato gli ultimi anni. Il professor Giovannini ha dedicato la sua attività, il suo impegno intellettuale e civile all'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, con una funzione di stimolo sulla società civile, anzi la società civile che fa parte dell'Alleanza, sui governi, sul governo nazionale, sugli enti locali, sugli enti territoriali, sulle regioni, sulle città. Allora, in che senso c'è continuità tra il piano e l'azione e gli obiettivi proposti dall'Alleanza rispetto all'Agenda 2030 e anche dall'altro punto di vista che ruolo avrà il Paese, cioè il Paese nelle sue articolazioni territoriali e anche politiche, amministrative, penso ai comuni ad esempio, e la società civile che è la sede che ci ospita questa sera. Finora il piano è stato molto, e per ovvi motivi, dentro le stanze dei ministeri, del governo, adesso approderà il Parlamento,
e come può diventare qualcosa di partecipato per l'intero paese. Avendo quel significato di ricostruzione, siamo alla vigilia del 25 aprile, che ebbe per i nostri nonni quel decennio del piano Marshall e della uscita dalle macerie della guerra. Mi piace dire di piena continuità, dottor Da Milano, perché nelle scorse settimane credo siamo stati l'unico ministero che ha convocato le parti sociali, le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati, le organizzazioni della società civile, quelle ambientaliste e così via, per discutere di PNRR, sia per l'impostazione, sia poi con gli aggiornamenti rispetto al piano precedente. E oggi, e non è un caso, ho firmato la costituzione di questa consulta permanente delle parti sociali sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché consultare per fare il piano certo va bene, ma la verità è che la sfida inizia il 1° maggio ed è per questo che è una consulta molto ampia con gli stakeholder classici del Ministero, ma anche la società civile, le associazioni ambientaliste, perché il tema è come portarle a terra queste idee e serve tutta la società. Per ciò che riguarda invece i soggetti territoriali, io sto lavorando con la ministra Gelmini per ricostituire il Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane, il CIPU, costituito nel 2012 dall'allora ministra Fabrizio Barca nel governo Monti e poi un po' depotenziato. E la ragione è molto chiara. I comuni, in particolare le città metropolitane, ma non solo, saranno soggetti attuatori molto importanti di componenti rilevanti del piano, sia per la parte infrastrutturale, ma anche per la parte della transizione ecologica, per la parte sociale, parzialmente per la parte educativa, ma il futuro passa molto nella riorganizzazione delle città. Dunque il Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane può giocare un ruolo fondamentale. E mi faccio dire anche che credo che questo approccio partecipato debba essere seguito anche a livello urbano, anche a livello regionale. L'iniziativa che abbiamo tanti anni fa, spinta dall'ASVIS, dall'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, ma presa dal governo Gentiloni e poi dai governi successivi, di spingere le regioni a fare le strategie regionali di sviluppo sostenibile, le città metropolitane a fare le strategie urbane di sviluppo sostenibile, hanno preparato il terreno in perfetta sinergia e coerenza con il PNRR. Anche lì si tratta ora di mettere a sistema gli investimenti per la mobilità sostenibile, per la riqualificazione delle periferie, per i temi sociali, per la scuola. Dunque, anche lì serve il coinvolgimento della società civile. E grazie. Chi ha frequentato i rapporti delle alleanze in questi anni sa il reticolo di obiettivi, anche di misurazione dei passi in avanti che venivano fatti di volta in volta, e questa è davvero una straordinaria occasione anche per lei, per vederli, la possibilità di realizzarli, diciamo così, dall'altra parte della barricata, dal ruolo di ministro del governo Draghi. Noi diciamo che bisogna abbattere le barricate, questo esatto. È il messaggio, anche esatto. Con i media. Esattamente, esattamente. Io ringrazio il ministro Giovannini, vi ringrazio per questo invito, per questa occasione, restituisco la parola alla regia. Grazie a voi. Ebbene, siamo tornati in studio, allora andiamo avanti, anzi volevo, la giornata, Manuela, è stata decisamente convulsa, piena di grandi anteprime per il battesimo di questa web TV, e quindi noi ci scusiamo se qualche cosa magari